In diretta dal Salone Internazionale del Libro di Torino, nello spazio Book Sprint Edizioni, è con noi Carol Insigna. Ciao Carol, benvenuta. Ciao, grazie. Folle, è proprio folle questo romanzo che scrivi. È un tascabile dall'altro, all'altro si legge veramente in pochissimo tempo. Io anche sono riuscita a leggerne qualche pagina prima. Prima di tutto perché di la verità folle. Non sapevi più come fare a distaccarti. è vero, devo dire che è verissimo. E tra l'altro poi di fatti dopo ci arriveremo a questo, perché mi è piaciuto proprio questo stile di scrittura che ha avuto, questa descrizione dei luoghi, dei momenti, sembra di vivere tutto, sembra di sentire i profumi, di vedere le stesse cose, è molto molto bello. Come mai folle? Mi è piaciuto perché cercavo un titolo che colpisse, quindi una parola semplice, corta, che rendesse un po' anche il ritmo, cioè folle, perché veramente non ha alcun rigore logico, è un po' un miscuglio di tante cose. E in questo libro diciamo che non è la protagonista che parla, ma un protagonista, è un uomo, è lui che parla. Non si sente Carol donna, è un uomo. È camuffata dietro. Per la prima volta ho cercato di nascondermi il più possibile, però poi chi mi conosce mi riconosce, diciamo, dentro le sue avventure. Le sue avventure che nascono tutte da un sogno, perché da lui un sogno. In realtà... Quando inizia la descrizione, quella che ho letto io, è bella anche audace, no? E tu dici wow! E poi ti rendi conto che in realtà stava sognando. Sì, purtroppo era un sogno, anche se magari lui avrebbe preferito fosse la realtà. Però è quello che gli ha dato la spinta a mettersi in gioco e a cominciare veramente a vivere quella cosa che da tanto aveva paura di fare, mettendosi accampato nella sua realtà al sicuro, quello che magari spesso tutti facciamo senza metterci veramente in gioco mai. E però in realtà c'era qualcos'altro che insomma si annidava dentro di lui, soprattutto questa passione che si chiama Pola. È vero, sì, questo amore mai vissuto, un po' capitato improvvisamente una volta che lui aveva già chiesto la mano alla sua moglie, donna di cui è sempre stato innamorato, fedelissimo. Capita quasi insomma involontariamente, è stata investita, ma senza farsi nulla per fortuna. Lei, non avendo i documenti, essendo macedone, non voleva chiamare l'ambulanza, finiscono a casa del protagonista per medicarla e, un po' nascosti da questo segreto, cominciano a crearsi a coltivare insomma questa amicizia in qualche modo, e da segreto arriva un altro segreto. Esatto, volevo proprio dire che cercavano in qualche modo di camuffare il tutto, ma non ci sono riusciti. Ecco. Questo è il nostro protagonista, però in qualche modo ci sei anche un pochino tu. Si sente anche il fatto che tu sia comunque una life coach? Sì, è un po' la mia indole da sempre. Forse perseguitata dalle mille difficoltà, cerco sempre di tirare fuori da ogni cosa non felice il bello che c'è, un po' l'altro lato della medaglia, che penso in qualsiasi situazione, anche la peggiore, in qualche modo ci sia sempre. Spetta a noi saperlo fare, insomma, cogliere il positivo. Quindi la nostra Carol, che in realtà è lì che spinge il nostro protagonista verso, insomma, diciamo in qualche modo una vittoria con se stesso, un riuscire sì, a farcela, riuscire ad andare diciamo avanti, che... dove trova gli stimoli? Ecco, proprio in questa Pola che lui cerca in qualche modo di coprire, no, alla legge, al tutto, in realtà è lui stesso che si nasconde e si rende conto che ha voglia di prendersi cura più che di lei, di lui, quindi in qualche modo nasce proprio dal vivere insieme a lei questa spensieratezza, questo amore che nasce un po' per caso, e soprattutto la voglia di scoprirsi, di vedere anche altre cose al di là di quello che lui finora era riuscito a fare. E lui in qualche modo diciamo che riesce così a combattere, diciamo anche con se stesso.
Tu invece il tuo sfogo lo trovi scrivendo, perché prima di questo libro, ormai già da tanti anni, scrivi già in un tuo blog. Sì, coltivo sempre questa mia passione anche sul blog, che è stato quasi un regalo, uno scambio, diciamo, con un nostro amico quando lavoravo al pub a Londra. Noi le abbiamo ceduto, noi perché dico io insieme a mio marito, all'epoca lavoravamo assieme, il posto al pub, invece lui che faceva foto mi ha insegnato a scrivere sul blog e da lì l'avevo aperto un po' per gioco, poi mi sono appassionata e continuo a scriverci tuttora e la cosa più bella è quando leggo i commenti dei miei followers. E quali sono stati, non so, le cose che più ti hanno colpito, che ti hanno scritto? Che è un libro che uno trova un po' per caso, che non si aspetterebbe mai da una scrittrice che magari è ancora sconosciuta, però è quella cosa che dici wow, quando è che ne scrivi un altro? Che l'hanno lasciato un po' così entusiasta, al tal punto da scrivermelo anche, quindi per me lì è il massimo, non mi servono neanche soldi. Dicevamo prima anche questo stile è molto dettagliato nella scrittura. E che io tra l'altro prima quando ho letto queste pagine del tuo libro è come se avessi trovato tra queste prime righe che leggevo una diversità invece di quelli che erano i post che tu avevi pubblicato, è come se io non avessi, non so, non avevo trovato un riscontro nello stile, però perché in qualche modo poi tu mi dici dopo ritroverai anche un qualcosa di più simile a quelli che sono i post che hai letto. È proprio per questo che coltivo anche il blog e non scrivo solo, perché sembrano due cose diverse, solo che sono spiegate in maniera diciamo un po' più dettagliata nel libro e un po' più incisiva nel blog. Nel blog sono dei pensieri, delle riflessioni che vogliono dire però la stessa cosa che dico con i miei romanzi. Vado più dritto al punto, in modo... Sì. Proprio sodo. Sono pensieri anche, cioè non so, è un po' come se vedessi per l'appunto la live coach che è in te, no? Si sente un pochino questo, c'è un po' questo astrattismo, un po' questo cercare nella mente. Sì, pensavo sempre di scrivere per gli altri perché mi è stato chiesto, no? Come ti raccontavo anche prima, a volte dicevano no, ma tu per favore scrivi, ma scrivilo non solo per me, scrivilo anche per tutti. Poi negli anni rileggendomi mi sono resa conto che l'ho scritto per me, cioè è stato come una specie di diario segreto di tanti anni che ad oggi fa bene anche a me stessa leggere e questo mi è piaciuto. È un libro che a chi potremmo rivolgere, cioè nel senso da un punto di vista secondo dello stile me, della scrittura, il genere di racconto? Secondo me bambini a parte. Adolescenti li possiamo mettere dentro tranquillamente, una fascia di giovani comunque, chi sì. Viaggia, che magari forse nella metro delle grandi metropoli dove magari il wifi non c'è, uno comincia a sfogliare anche una cosa cartacea ancora oggi, può essere interessante, può essere che così si dimentichi e si diverta anche un paio d'orette. Potremmo anche tradurlo o lo hai già tradotto? No, ancora è tradotto, potremmo... Però... Volentieri. Parlando per l'appunto di metro, sai, di metropolitane, di grandi sì, città, di gente che corre, va di fretta. In Italia appunto ci sono poche città che hanno la metro, forse sei, forse sì, sarebbe più opportuno tradurlo, magari in cinese, che ne hanno in tante. Cinese. Stavo pensando alla metro, che sì, hanno sì, distanze sarebbe... lunghe e ci sono tanti lettori, penso. Ma sto scherzando ovviamente. In treno e in metro l'importante sicuramente è leggerlo, anche perché ti coinvolge e davvero riesci a leggerlo in un attimo. Tu mi hai detto intanto che venivo in treno, me lo sono un attimo riletto tutto così. Sì, volevo rivivermela un attimo e portare qui proprio questa sensazione che ho sia da lettrice ma soprattutto da scrittrice, che penso ma come ho fatto? Ma l'ho scritto io? Ma cosa fa? Però sicuramente sta già anche lavorando a qualcos'altro. Sì, biglietto di sola andata, è quasi pronto, one way ticket, visto perché parlavamo di traduzioni. Quindi vedremo, aspetteremo anche quello, che però è un libro a parte, non c'entra nulla con questo, vero? No, un po' più elaborato, però lo stile, tutto quello che dicevi prima, si può ancora riscontrare facilmente. E quindi sicuramente Folle di Carole Insegna.
assolutamente da leggere, e basterà leggere le prime due pagine per capire che già vuoi andare avanti, perché sei curioso e ti appassioni veramente. E poi ovviamente ti seguiamo sul tuo blog per saperne sempre Grazie. Di più. Grazie mille, Carol.